che tutto è pronto per l'ottava biciclettata della salute è dir poco. I ragazzi del COFAX ci lavorano tutto l'anno con passione e amore per ricordare due amici scomparsi, ma anche per smuovere in una città quel sentimento goliardico agli amici miei che alla fine unisce tutti. Pardon, forse abbiamo corso troppo, forse qualcuno di voi ancora non ha capito che cos'è la biciclettata della salute e dobbiamo spiegarlo per l'ennesima volta, ma va bene. Vi basta vedere le immagini però per capire che si tratta di un evento che coinvolge una città intera e per quanto possono provare a imitarla, questa è unica nel suo genere. E poi spiegarvelo in un servizio di 3 minuti non è sicuramente cosa facile, perché potremmo dirvi che è un carnevale in bicicletta, ma sarebbe riduttivo. Potremmo dirvi che è una manifestazione di beneficenza, ma è molto di più. E allora, per respirare il clima della biciclettata, non vi resta altro che venire e divertirvi domenica 8 settembre con partenza dall'auditorium di Via Panconi alle ore 10. Simone, ormai ci siamo, l'ottava biciclettata della salute è alle porte. Io vorrei iniziare questa intervista con dei numeri. Alla prima biciclettata quanti eravate? 150. E a quella dell'anno scorso? 1500 numeri, perché ovviamente avevamo 1500 numeri fatti e quindi 1500 persone ufficiali, però poi dopo ci siamo accorti che siamo arrivati vicino alle 2000 persone. Avete una grossa responsabilità, lo sapete, no? La gente torna dalle ferie perché ha voglia di divertirsi con la biciclettata. Al carnevale di Pistoia, no? Come l'hai definito te. È vero, in effetti, voglio dire, la responsabilità è grossa, però tutti gli anni, voglio dire, vediamo che le persone partecipano sempre più volentieri e questo ci ha sempre dato la voglia di poter cercare di dare qualche cosina in più per poter attirare sempre più persone. Oltre al ricordo di due cari amici, la biciclettata è anche beneficenza, è anche solidarietà, vogliamo dire, per chi è quest'anno. Certo, perché poi riprendo un attimino il tuo discorso, il format che senza volere è nato è proprio quello della spensieratezza, della goliardia, del divertimento, della possibilità di partecipare dai bambini agli adulti, alle famiglie intere in maniera tranquilla. Quindi questo è stato un po' il nostro obiettivo, abbinato anche alla beneficenza che quest'anno facciamo per un 50% all'APR e il restante 50% lo dividiamo in due, all'ospedale pediatrico di Pistoia e al progetto di Andrea. Un po' di note tecniche, per chi si vuole iscrivere, dove si deve andare, fin quando c'è tempo. Ricordiamo che il venerdì sera dalle 9 alle 11 presso l'auditorium, il sabato tutto il giorno sempre presso l'auditorium è possibile fare le preiscrizioni, quindi le iscrizioni, di modo che la domenica mattina chi rimane a fare l'iscrizione può venire dalle 8 e mezzo alle 9 e mezzo e alle 10 riusciamo a partire con la biciclettata. Quindi buona biciclettata a tutti. Grazie, in bocca al lupo.